La deputata Meloni ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Un minuto. Grazie Presidente. Ministro Lamorgese, nella lista infinita delle sue inadempienze figura anche la vergogna della devastazione di sabato scorso a Roma. Allora, le domande sono molto semplici. Lei è stata avvisata del fatto che in piazza c'erano anche delinquenti ai quali era stata interdetta la partecipazione a qualsiasi manifestazione perché considerati pericolosi per l'ordine pubblico? Lei è stata avvertita che quelle persone avevano annunciato prima sui social e poi in piazza, dal palco, la loro intenzione di assaltare la sede della Confederazione Generale del Lavoro? Lei conosceva la natura dell'organizzazione Forza Nuova, che si dichiara neofascista, alla quale queste persone appartengono? E in piazza c'erano anche agenti infiltrati? E perché, se aveva queste informazioni, lei non ha agito di conseguenza proteggendo tanto la CGIL quanto le persone che legittimamente volevano manifestare contro i provvedimenti del suo governo, ministro Lamorgese? Una volta tanto vorremmo la verità. La ringrazio. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti, richiamandosi ai disordini verificatisi a Roma lo scorso sabato durante le manifestazioni di protesta contro il Green Pass, chiedono di conoscere i motivi per i quali non si sia intervenuto per disporre misure coercitive immediate nei confronti di appartenenti a Forza Nuova, noti per essersi resi responsabili di atti di grave violenza in occasione di analoghe manifestazioni pubbliche. Inoltre viene chiesto per quale motivo il Governo non abbia proceduto, sulla base delle norme vigenti, allo scioglimento di organizzazioni sovversive in maniera da garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e al contempo la pacifica espressione del dissenso. Desidero, prima di entrare nel merito della risposta, associarmi all'unanime condanna che è stata espressa su tali gravi episodi di violenza che hanno turbato l'opinione pubblica ed esprimere la piena solidarietà alla CGIL per il vile assalto perpetrato alla sua sede. Allo stesso modo ribadisco la piena solidarietà alle forze di polizia e soprattutto ai 38 operatori rimasti feriti in quei frangenti drammatici per respingere i più facinorosi e contenere la furia devastatrice che avrebbe potuto determinare conseguenze ancora più gravi. Riguardo alla dinamica dei fatti, è noto che il prossimo 19 ottobre svolgerò proprio presso quest'Aula una dettagliata informativa che si avvarrà delle relazioni che ho chiesto immediatamente al capo della Polizia e al prefetto di Roma. Gli elementi già acquisiti consentono di focalizzare la figura di Giuliano Castellino, il quale anche in tale circostanza si è evidenziato per un deciso protagonismo, rilevatosi soprattutto in occasione del suo intervento in Piazza del Popolo, allorché ha preso la parola facendo riferimento alla volontà di indirizzare il corteo verso la sede della CGIL. Giuliano Castellino è destinatario di DASPO, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, integrato da restrizioni alla mobilità dalle ore 6:30 la mattina e comunque divieto di mobilità dalle 21 in poi. Tuttavia, la scelta di procedere coattivamente nell'immediatezza nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile da parte delle autorità di pubblica sicurezza e da parte dei responsabili dei servizi di sicurezza che erano nella piazza, nella considerazione che un intervento coercitivo eseguito in un contesto di particolare eccitazione e affollamento presentava l'evidente rischio di provocare reazioni violente da parte dell'interessato e dei suoi numerosi sodali, con la conseguente degenerazione della situazione
violazione dell'ordine pubblico. La condotta di Castellino, evidenziatasi in seguito anche in occasione dell'assalto alla sede della CGIL, ne ha portato poi l'arresto in flagranza differita insieme ad altri esponenti di Forza Nuova e Pacino Rosi, e la sua posizione è attualmente al vaglio della magistratura inquirente per le gravissime contestazioni che gli sono state mosse. Preciso peraltro che il Castellino è stato oggetto nel tempo di diverse segnalazioni all'autorità giudiziaria per le violazioni alle prescrizioni al regime di sorveglianza speciale. Riguardo alla questione dello scioglimento di organizzazioni a carattere eversivo, è doveroso rilevare come si tratti di un tema di eccezionale rilevanza politico-giuridica e di estrema complessità e delicatezza. Lo testimonia peraltro la limitata casistica applicativa della legge la numero 645 del 52, meglio nota come la legge Scelba, e come ho avuto occasione di dire anche in altri momenti, la questione è attualmente alla particolare attenzione del Governo, la cui azione collegiale potrà indirizzarsi anche sulle basi delle valutazioni della magistratura, nonché delle indicazioni del Parlamento a seguito della mozione già calendarizzata.